9. Io penso che i gruppi di oggi siano molto più sfortunati di quanto siamo stati noi. Cioè, noi avevamo una situazione ambientale per cui, per esempio, non esistevano locali adatti per cui suonare. Cioè, c'erano le classiche discoteche che facevano la disco music della fine anni 70, no? Per intenderci. Oppure c'erano i palasport, gli stadi, ma per chi? Per le grandi band che venivano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, se non Emerson, Lake and Palmer, Frank Zappa, eccetera, e quant'altri. Che avevamo questa fortuna che però un piccolo mercato discografico esisteva. Vale a dire, ci si guadagnava poco o niente coi concerti, tranne quelli nei palasport, negli stadi o nelle grandi discoteche, in una delle quali mi hanno arrestato per atti contrari alla pubblica decenza sul palco, tra l'altro, rimase mitica come cosa. Diciamo, più fortunati, seppur in un contesto sfortunato. I dischi si vendevano, c'era un mercato discografico, cioè chi voleva ascoltare la musica si andava a comprare i dischi, quindi anche se i diritti d'autore facevano schifo, io conosco il mercato anche internazionale, l'Italia è la nazione in cui la SIAE dà meno in assoluto per i diritti d'autore e i contratti sono dei contratti capestro. Oggi io conosco e ammiro molte band giovani, di ragazzi giovani, tra l'altro mi aiutano perché mi tengono informato su tutto quello che esce, ma muoiono in 4-5 giorni. In 4-5 mesi, scusa, lo editano, tutti usiamo internet, tutti sappiamo che programmini usiamo, perché anch'io faccio così, lo ammetto, e tu editi una cosa, se è bella, sì, può vendere qualcosina, poi però viene scaricata da internet, dal momento in cui hai una certa notorietà, niente, non ci si campa più. Era difficile allora, ma io mi rendo conto per i ragazzi, per i ventenni di oggi, come noi eravamo ventenni allora, credo che sia molto molto più dura. E secondo me comunque chi continua a fare il musicista a 50 anni come me, o a 20 anni come o quello che hanno quelli di oggi, bisogna trovare un escamotage, anche perché in definitiva il discorso è questo: come per tutte le arti, se con l'arte non ci vivi, come fai a farla? Se sei costretto a cercarti per sopravvivere due lavori, non perché uno non basta, due lavori sottopagati e in più di notte metterti a suonare o a dipingere o a scrivere. Allora io mi domando, a un certo punto la gente in generale ha sempre avuto voglia, desiderio, bisogno di fruire di arte? Parlo di arte in generale? Sì, la mia risposta me la do da solo, sì. Come potrà fruirne se non ci si vive più? Voler far musica comunque richiede impegno, ore di prove, sala prove, organizzazione, spese, soldi, impegno, fatica. Io so che molti ragazzi che conosco, per esempio, ormai sono andati stabilmente a Berlino, qua in Italia, chi ci campa? Se stiamo dentro alle 10 dita delle mani, sì, li abbiamo detti tutti quelli italiani che ci campano alla grande. Ci tengo a dire una cosa, perché ieri, l'altra sera, sono andato, e non è solo un esempio perché l'ho visto più volte questa cosa, in molti ristoranti, bar, piano bar, eccetera, viene richiesta la presenza di musicisti, no? Pagano quasi niente, pochissimo, fanno fatica a offrirti da bere,
mentre fanno pagare dei conti da 100-150 euro a testa per la ristorazione, e magari ne danno 40 o 50 a testa ai due musicisti, che devono suonare 6-7 ore e vengono anche trattati a pesce in faccia. Cioè,